Proprio nella prima lezione di questo progetto didattico, il Milite Ignoto a scuola, proprio al termine della staffetta Cremisi della Pace, quel progetto di cui vi ho raccontato, nato da un'idea del presidente del Trentino Alto Adige Guidolin, sposata dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, perché queste 11 salme, come ha detto il maggiore, sono state prelevate appunto dagli 11 luoghi dove c'è stato il fronte della Grande Guerra. Una salma è stata prelevata a Rovereto, 6 salme nel Veneto e 4 salme in Friuli Venezia Giulia. Ebbene, noi 100 anni dopo, nel 2021, l'anno del Milite Ignoto, abbiamo ripercorso così, in maniera un po' anche fisica, ma anche storica e simbolica, il fronte della Grande Guerra, toccando questi 11 luoghi. E siamo partiti appunto dal confine italo-austriaco, dove la Croce Nera d'Austria ha consegnato al presidente nazionale, il generale Renzi, un simbolo che è quello di pace. E abbiamo pensato in questa fase di preparazione cosa poteva essere un simbolo di pace. Lo prendo in mano. Abbiamo pensato di creare questo, voi lo sapete, il testimone che gli staffettisti si passano durante una competizione, una gara olimpica. Ebbene, il nostro testimone era questa campana della pace, Maria Dolens, che si trova a Rovereto, in provincia di Trento. Ebbene, è stato fatto questo modellino, questa campana che esiste, che suona tutte le sere ed è frutto della fusione dei cannoni di ben 14 nazioni belligeranti, un'idea di un parroco che mi convinse tutte queste nazioni a farsi dare strumenti di guerra per creare uno strumento di pace. Ebbene, da allora questo testimone che suona, tutti gli staffettisti dal 18 di ottobre fino al 28 di ottobre, attraverso questi 11 luoghi, si sono passati simbolicamente la pace di mano in mano. E a conclusione di tutto, siamo venuti qui il 3 di novembre, i tre rappresentanti delle tre regioni, e abbiamo portato, perché fosse custodita in questo museo, che insomma è tutti noi alla fine, questa campana della pace in miniatura alla fine di questo percorso che abbiamo fatto. Un grande successo, un grande messaggio, tantissimi studenti che ci hanno seguito su tutte le strade di questi percorsi. E dobbiamo ringraziare l'Associazione Nazionale che ci ha supportato e ci ha permesso di entrare soprattutto in tutti i luoghi sacrari. E in ogni luogo abbiamo lasciato una targa in bronzo. Ve la leggo. Staffetta Cremisi della Pace, ripercorrendo il fronte della Grande Guerra, dal Trentino Alto Adige al Veneto e al Friuli Venezia Giulia, qui fecero tappa i bersaglieri nel centenario del Milite Ignoto. Poi c'è il luogo, ovviamente qui c'è Roma, e la data 4 novembre 2021, in realtà l'abbiamo portata il 3 perché il 4 c'erano le limitazioni, e c'è il grande simbolo, il grande logo della staffetta, con staffetta Cremisi della Pace, 18-28 ottobre 2021, centenario Milite Ignoto, e il simbolo dei bersaglieri. E con questo abbiamo concluso il nostro percorso a ricordare il Milite Ignoto, che poi è un po' proseguito con voi studenti, con le scuole, perché so che il Milite Ignoto se ne parla anche, qui mi rivolgo agli insegnanti, se ne parlano anche i primi mesi del 2022, secondo il Ministero dell'Istruzione.